Diamo il buongiorno a Monica Mandico, perché attraverso lei capiremo come uscire da questa crisi scatenata dal virus, dal Covid-19. Allora, buongiorno all'avvocato Mandico. Mandico è partner presidente del Centro Tutele per le Famiglie e Imprese, e oggi, attraverso lei, avvocato, cerchiamo di dare degli utili consigli ai consumatori, ma soprattutto chi ha attivato un'iniziativa, lei personalmente, per cercare di essere d'aiuto e d'ausilio a tutte le persone che in questo momento sono effettivamente in seria difficoltà. Grazie per essere qui. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Mariu. Allora, innanzitutto, come sta? Io sto bene, noi diciamo come studio, come centro tutele non ci siamo mai fermati, fondamentalmente anche in una versione smart working o comunque agile abbiamo pensato di in questo momento di emergenza di rispondere alle telefonate, alle chiamate, stiamo facendo videochiamate con WhatsApp o comunque tramite Skype. Infatti, avvocato, stiamo in realtà mostrando anche ai telespettatori che c'è proprio un numero, proprio per questa crisi generata dal coronavirus, c'è un numero di riferimento a cui tutti quanti potete chiamare. Ogni martedì dalle 15 alle 18 risponderà l'avvocato Mandico, e il numero è 081-728-1404. È una bellissima iniziativa, perché in questa maniera si concreta il vostro supporto, però a me subito viene da chiedere all'avvocato quali sono le richieste che maggiormente le vengono esposte. Ma noi stiamo molto rispondendo alle richieste relativamente alle moratorie, no? Alle richieste di sospensione per quanto riguarda i finanziamenti che il decreto Cura Italia del 17 marzo ha messo in atto come sostegno alle famiglie e alle imprese, perché almeno in una fase iniziale c'erano molti dubbi interpretativi e ci sono delle banche che hanno risposto e hanno applicato con immediatezza le sospensioni, ma ci sono altri istituti che sono stati più lenti o hanno preso già la rata in corso, quindi abbiamo fatto queste richieste per stornare eventualmente la rata. Problemi che ci vengono sottoposti quotidianamente sono quelli, per esempio, della rimodulazione dei canoni di locazione. È una grave emergenza che bar, ristoranti, la nostra economia, diciamo, del commercio sta veramente in crisi, e io sono in contatto continuo con PMI, con le microimprese, le ditte, insomma, persone che con startup innovative erano riuscite a portare avanti o a iniziare delle idee sulla ristorazione, sul food, o anche appunto, come diceva il sindaco, nell'ambito del turismo, che oggi si ritrovano in difficoltà, persone che hanno investito e che stanno continuando a pagare i canoni di locazione perché non c'è effettivamente nessun provvedimento concreto. E lo stesso Confimprese, Confimprese Campania, quindi anche i vari centri commerciali di Via Pomeo, Colli Aminei, Vomera, Renella, con i quali sono continuamente in contatto, mi sollecitano proprio delle continue proposte che sono al momento al vaglio del governo, perché in questo momento i canoni di locazione, che è un problema enorme, perché la bottega è chiusa, c'è la serrata forzata, per cui fondamentalmente non si riesce ad utilizzare il bene oggetto della locazione, non si riesce a vendere il prodotto, ad offrire il prodotto, non si hanno dei flussi di cassa e nel frattempo si deve pagare il canone. Il governo che ha fatto ha dato come unica agevolazione questo 60% del credito d'imposta, che in realtà presuppone il pagamento del canone. Quindi io comunque mi trovo in una situazione di debito perché devo pagare senza avere un'entrata. E questo strumento è veramente insufficiente, perché le proposte che si stanno maturando sono quelle di ottenere un blocco effettivamente dei fitti, ma questo blocco di fitti poi va a discapito del proprietario, perché il proprietario molto spesso fa affidamento su quel canone per poter pagare tante altre situazioni, mutui. È allora una catena, avvocato, in realtà, in questo caso, perché è una catena, perché ecco, tutelare in questo caso chi ha in locazione un locale, ma anche poi il proprietario, che magari su quel locale in realtà poi ci vive, diciamo la verità.
Assolutamente, quindi cosa in realtà diciamo il decreto ha dei vuoti normativi. Effettivamente c'è una situazione che si chiama impossibilità sopravvenuta, che molti parlano, no, di questa forza maggiore, ma questa impossibilità sopravvenuta non dà adito comunque all'applicazione di un diritto eccezionale. Il nostro codice civile ci dà degli strumenti, in realtà quello che si dovrebbe applicare è il buon senso, la correttezza, la buona fede, trovare un accordo. Un accordo tra le parti. Il problema è che ci sono persone che applicano il buon senso e quindi vanno a rimodulare, a rinegoziare. Quindi noi molto spesso, noi avvocati, ci stiamo attivando per fare delle negoziazioni anche estenuanti, per cui si porta avanti, magari si chiede la riduzione in percentuale del canone. Per una riduzione delle attività in questo momento, per portarlo poi magari a settembre avanti, cioè non è che non ti Vuol pago al dire, momento di meno, però ed è lo riportiamo e lo giusto, spalmiamo durante l'anno. bisogna vedere se anche questo aspetto sia giusto o meno, avvocato, perché in realtà quello che si è perso in questi mesi difficilmente riusciremo a recuperarlo. Quindi anche questo è un dilemma a cui forse non sappiamo dare una giusta risposta. Avvocato, lei prima. La risposta, Mariulla, la dovrebbe dare il governo e per questo che sia Confedilizia che Confimprese stanno sollecitando un intervento incisivo del governo, perché intervenire sull'autonomia contrattuale, sulla libertà tra le parti non è certamente facile. Quindi è molto difficile questa situazione. Noi avvocati stiamo cercando, noi del centro tutele, di trovare delle soluzioni. Questo non solo Ma per quanto riguarda il canone di affitto, avvocato, perché in realtà in queste settimane dal governo stanno giungendo tantissimi provvedimenti finalizzati ad attutire l'impatto, però bisogna capire se siano effettivamente validi, nel senso se gli stessi possono effettivamente aiutare la popolazione o semplicemente siano un palliativo. guardi, io penso che sia solo uno spostare in avanti in questo momento una situazione che poi diventerà di sovraindebitamento. Lei sa benissimo che noi ci occupiamo di Certo. sovraindebitamento e sicuramente quelle procedure saranno molto utilizzate perché sarà l'unico modo per mantenere la propria casa, il proprio posto di lavoro, ma ottenere una falcidia del debito. È possibile, sarà possibile, ma non c'è un'immissione di liquidità. Come diceva il sindaco, ora è il momento del rimbalzo. Lo ha detto anche ieri il professore Filmanò in un webinar che noi abbiamo organizzato. È il momento della resilienza, è il momento di reagire in un modo diverso, perché solo chi effettivamente non riuscirà ad adeguarsi in questo momento dove tutti partono da zero, perché tutta l'Italia riparte da zero, e forse il popolo napoletano veramente può riattivarsi, però il governo deve anche dare delle risposte. Ora, se non dà delle risposte, ci dobbiamo attivare noi, dobbiamo risolverlo noi. Allora, qual è la leva? Se io non pago oggi il canone, e l'eventuale sfratto si vedrà chissà tra quanti anni, perché i tribunali in questo momento hanno sospeso le attività, gli sfratti sono bloccati. E Avvocato, mi allora permetta. che vorrà dire, concludo sulla questione dei fitti, poi andiamo avanti per altre questioni perché vedo che stanno Sì, arrivando anche delle volevo aiutare in domande. questo spazio proprio che si sta inviando dei messaggi. Sì, che cosa succede? Che relativamente al fatto che se non pago il canone e vengo sfrattato in questo momento, in realtà posso poi arrivare ad una situazione in cui il contratto verrà poi risolto. Se il contratto viene risolto, in questo momento di mercato immobiliare già in crisi, tutti ci vanno a perdere, tutta l'economia. Perciò dico, applichiamo il buon senso, arriviamo a degli accordi, arriviamo ad una rimodulazione che ci vuole il sacrificio un po' di tutti. Si parla Solo di così si può buonsenso, ripartire. ecco, quando c'è con la dialettica anche fra persone per bene e che capiscano e comprendano il vero stato delle cose. Intanto cerchiamo di aiutare qua anche chi ci scrive dando appunto i suoi preziosissimi consigli, avvocato. Salvio scrive: io ho un finanziamento in corso fatto per avviare il mio negozio di abbigliamento. Il mondo dell'abbigliamento è in grandissima crisi in questo momento, avvocato. Ho bisogno di liquidità per pagare le bollette che continuano ad arrivare, nonostante il negozio sia chiuso, e di fornitori che altrimenti non mi daranno nulla della collezione estiva. C'è qualche surroga al vecchio finanziamento che posso fare adesso? C'è Allora, almeno. innanzitutto il governo ha previsto questa misura della possibilità di ottenere 25.000 euro
però deve essere considerato una percentuale, cioè una percentuale sul fatturato, quindi va considerato il fatturato nell'anno precedente e quindi si riesce ad ottenere questi 25.000 euro garantiti al 100%. In questo momento è possibile fare un rifinanziamento, quindi si può effettuare con la banca o l'istituto di credito la possibilità di ottenere più che una surroga, un rifinanziamento di quello esistente, quindi che deve essere richiesto almeno il 10% in più del precedente. Quindi sì, è possibile. Certamente vorrei dire una cosa: chi è in una situazione di insolvenza, cioè già non pagava le rate, certamente questi saranno quelli veramente messi in difficoltà, perché c'è un vuoto normativo che non considera affatto le persone che sono segnalate in centrale rischi. Dove si devono trovare altri percorsi, altre soluzioni. C'è Raffaele, avvocato, che le scrive: ma sarebbe possibile sospendere momentaneamente un mutuo sulla prima casa, ma soprattutto evitare rincari sulle tasse sui mutui? Allora, questa è una domanda importante, perché ecco, lei sicuramente sa che nel corso di questi nostri appuntamenti abbiamo incontrato anche il presidente Amedeo Manzo, presidente della BCC di Napoli, il quale ha sospeso i mutui, non solo quelli della prima casa, ma anche quello sulla seconda casa. Allora, anche in questo caso è probabilmente colpa del governo. Bisogna avere anche da questo punto di vista un provvedimento che preveda una regia unica. Perché solo alcune banche prevedono, ecco, la No, sospensione del allora, mutuo della prima casa? Com'è la situazione? Facciamo una chiarimento. domanda molto, mi fa molto piacere perché è molto pertinente. Noi stiamo lavorando proprio sulle moratorie, su queste sospensioni dei mutui prima casa. E sui tasti. Sì, e sui tassi. Ora, la sospensione mutuo prima casa sicuramente è legittima, bisogna attuarla se si è effettivamente in difficoltà. Si può decidere di chiedere la sospensione o dell'intera sorta capitale, ok? Cioè sorta capitale e interessi, o solo della sorta capitale. Quindi bisognerà valutare e Avvocato, mi bisogna permetta, anche. mi perdoni se la interrompo, facciamo anche un esempio della sorta capitale e quella degli interessi, facciamo anche chiarezza su questo. Sì, certo, perché praticamente la rata si compone appunto di una parte, no? Che corrisponde agli interessi che sarebbero il corrispettivo che viene dato alla banca nel momento in cui ti è erogato il credito. La banca ti eroga il credito e ti dà un beneficio, la possibilità di pagare in ammortamento, cioè a rate. Tu devi pagare regolarmente, se non paghi regolarmente perdi quel beneficio e la banca ti chiede tutti i soldi indietro. La rata si compone quindi di una sorta di capitale e una sorta di una parte di interessi. Io posso chiedere la sospensione dell'intera rata, posso chiedere la sospensione solo di una parte, diciamo, di questa rata e pagare gli interessi o tutti insieme. Bisognerà valutare anche se effettivamente ci troviamo in una situazione di difficoltà, allora conviene fare la sospensione, chiedere la sospensione della prima casa e la possono fare i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i professionisti, purché dichiarano di aver avuto ovviamente un calo, no? Esatto, Del questo è proprio un vincolo fatturato importante. con Avere dei un'auto conti devono dimostrare, deve esserci un'autocertificazione all'interno. un'autocertificazione alla quale dichiarano di aver ridotto il fatturato del 33%, questo sì, ma sempre se si è in regolare ammortamento, nel senso che se già non pagavo 3, 4, 5 rate non posso avere questo beneficio, perché questo beneficio aiuta chi ha avuto degli effetti negativi conseguenti a queste restrizioni sociali, cioè all'emergenza dell'epidemia. C'è ancora, ed è importante fare chiarimento, avvocato, in questo momento attraverso la sua disponibilità. Paolo Bruni le scrive: serve una sospensione delle tasse seria, perché c'è davvero tanta confusione, avvocato, tantissimi provvedimenti in atto, però non sappiamo e non c'è una guida anche sul procedimento, sull'iter da adottare affinché, ecco, ci sia una reale sospensione delle tasse, ma anche di altro. Allora, io suggerirei a Paolo innanzitutto di
leggere ogni giorno i giornali economici o comunque anche i giornali locali che riportano più o meno tutte le sospensioni al momento in atto. In realtà sono un po' tutte sospese, diciamo portate in avanti quelli che sono i versamenti, ma comunque le... Ma per il momento, avvocato, solo per il mese inerente aprile-maggio? Sì, in questo momento sì, dopodiché scatterà poi tutto, è quella la problematica, perché noi ci ritroveremo spostati in avanti una marea di... Ma la ripartenza per realtà, nel momento in cui rientriamo, abbiamo bisogno comunque di respirare, di recuperare, quindi avremo bisogno forse di più tempo. Marzo, aprile, maggio non bastano probabilmente. Ma infatti io auspico che in queste conversioni dei decreti, nelle leggi e nei prossimi decreti che ci saranno, si prenderanno provvedimenti, ecco, di proroghe, perché il tempo, forse troppo ottimistico che ci siamo dati, anche i tribunali riprenderanno le loro attività l'11, quindi l'11 maggio, forse è ancora insufficiente come tempistica, però abbiamo bisogno in un modo o in un altro di ripartire, per cui effettivamente c'è uno spostamento. Vorrei dire anche però una cosa, per esempio non è sospesa la pace fiscale. Quindi ecco, quel tipo di situazione è sospeso. Un'altra questione che volevo dire, perché prima è passata una domanda e vorrei rispondere, relativamente ai finanziamenti al consumo, ai prestiti al consumo, ok? Il prestito per l'acquisto della moto, della TV, non so se mi spiego, questi prestiti al consumo non sono oggetto di moratoria nel decreto, cioè non è prevista la moratoria, ok? Ex legge, mentre per la prima casa è prevista ex legge, cioè io ho diritto di chiedere la moratoria. Perché ho avuto una riduzione del lavoro, sono andata in cassa integrazione e ho diritto, anzi, se la banca non lo fa, noi è stata adibita proprio una PEC apposita proprio per tutti i reclami, per segnalare le banche che non si adeguano a questa norma. Ma ci sono i finanziamenti per il consumo che non sono oggetto di sospensione. In realtà noi però stiamo avviando tutta una serie di trattative e anche le finanziarie, devo dire la verità, si stanno adeguando a queste linee, per cui molte finanziarie le stiamo interrompendo, le stiamo sospendendo, quindi stiamo ottenendo delle moratorie. Certo, non tutte, però quelle italiane, non dico i nomi, si stanno adeguando. Quelle invece con una denominazione nordica non stanno facendo orecchie da mercante, diciamo così. Intanto ricordiamo che c'è possibilità di avere una consulenza chiamando il numero 081 728 1404. Addirittura, avvocato, c'è chi preferisce non aprire per evitare ulteriori danni, e questo è una tristezza assurda. Massimiliano scrive: io non apro per incassare fame. E come possiamo aiutare loro? Quali sono i provvedimenti in atto? E poi c'era un altro messaggio di Rosa, se possiamo magari dopo leggerlo, pure molto interessanti. Per Ecco. Massimiliano, mentre mi legge Sì. Mariù l'altra, per Massimiliano, io inviterei Massimiliano innanzitutto a collegarsi ogni giorno sul sito della Regione Campania, perché la Regione Campania sta prevedendo delle elargizioni, delle erogazioni di sostegno per i piccoli imprenditori e per le famiglie. Ma certamente no, chiudere e non avere speranza vuol dire già essere sconfitti. Dobbiamo ripartire, in un modo o in un altro dobbiamo riuscire ad inventarci qualcosa. Oggi chi riesce ad avere un'idea innovativa e a creare un'alternativa, per esempio per la ristorazione, si stanno adeguando molti del delivery si stanno adeguando all'asporto, quindi organizzarsi in questo modo. Molti stanno trasformando i loro ristoranti come una Esatto. sorta di mercatini di prodotti naturali che diventano oggetto, ecco, del nostro territorio, che possono essere poi portati nelle case degli italiani, insomma. Naturalmente tutto cambierà, e anche questo aspetto, avvocato, c'era Rosa che scriveva: non
c'era già la possibilità di non pagare il mutuo, sospendere il mutuo per cause avverse. Ecco, tutte queste domande noi le ricordiamo, possiamo comunque porle il martedì e dalle 15 alle 18 chiamando al numero 081 728 1404. Noi ringraziamo l'avvocato Monica Mandico per essere stata con noi. E vuole chiudere con qualcosa, avvocato? Vuole aggiungere? Prima di lasciare... Vorrei dire che è il momento in cui bisogna ripartire. Tutti dobbiamo avere la forza e l'ottimismo di andare avanti. Può essere anche un momento delle opportunità. Non bisogna piangersi addosso, dobbiamo reagire e dobbiamo non solo sperare nell'aiuto del governo, ma se non c'è l'aiuto del governo dobbiamo risolvere noi le questioni con la nostra forza, la nostra creatività e soprattutto aggiornarci, informarci e utilizzare meglio gli strumenti digitali, gli strumenti innovativi che effettivamente danno la possibilità di avvicinarsi. Grazie, grazie all'avvocato Monica Mandico per essere stata con noi, avvocato di Mandico e Partners e presidente del Centro Tutele per le Famiglie e Imprese. Grazie davvero per essere stata con noi, grazie, buona giornata.